Quindi Rosita, hai capito? Quello che io sto per fare è un viaggio piuttosto impegnativo, al tempo stesso divertente, perché lo sai che insomma ci metto la passione, ci metto il cuore, al di là della professione, però Certo. ecco, una cosa che ho concepito, un progetto che ho concepito assieme a Fabio, che sarà il mio compagno di viaggio, questo cameraman che mi riprenderà nelle varie situazioni, in un tour che ci porterà dall'Italia fino in Islanda. Ok. Faremo sosta alle isole Faroer, che sono in mezzo all'Oceano Atlantico, poi tutto il tour dell'Islanda, quindi tra vulcani, ghiacciai, cascate e poi rientro. Quindi anzitutto 4.000 km di strada fino ad arrivare a Irsjall, il punto più nord della Danimarca, 2000 e 2000, Ok. Italia-Danimarca. E poi ci sarà un'escursione alle Faroer di una decina di ore e poi tutta l'Islanda, 8 giorni in Islanda, saranno 6.000 km. Quindi abbiamo necessità di un abbigliamento che sia chiaramente confortevole, che non sia allergico, la sudorazione, la traspirabilità, eccetera. Insomma, Spark è assolutamente l'azienda indicata per questo. Però ecco, vorrei che tu, proprio con la tua esperienza, tu mi illustrassi un po' di prodotti e il perché, quello che possono insomma fare al nostro caso. Appunto, pensando alla tipologia di viaggio, alle zone che visiterai, ai punti dove, che andrai a toccare, sicuramente ho pensato a un abbigliamento che sia adatto, anche variegato nel suo insieme, perché le temperature saranno diverse, sicuramente partendo dall'Italia e arrivando è così freddo, i prodotti possono essere diversificati. Sì. Ovviamente non possiamo caricarti troppo perché altrimenti non avrai spazio No, per contenerlo. Io cominciamo il consiglierei nostro. innanzitutto un sottocasco che ti dia il meno fastidio possibile, che è il nostro top, che è quello senza cuciture. Ce Ah. l'hai il manichino, non ha nessuna cucitura, è tutto realizzato in macchina, anche la traspirazione e la rete, non ha cuciture Ah. sulla Il testa, non ha famoso seamless, cuciture. giusto? Più esattamente il free seam. Anche questo è molto confortevole, un po' più leggero, Questo lo vedo ma molto sempre Ducati style, termico. visto che con Ma Ducati sì, voi andate a braccetto per tour. effettivamente sì, forse presto anche con Guzzi e Aprilia, ma insomma, vediamo. Si possono alternare poi delle maglie con le varie strutture. Questa è un'ottima maglia, già sperimentata per lunghi percorsi, anche di 600 km. O anche uno più lungo da Pontedera fino a Fatima, hanno utilizzato tutto un club di vespisti, questa tipologia di maglia. E queste dry yarn, un'altra caratteristica positiva è che si asciugano velocemente, per cui fai una Sì, sciacquata e questo è non fondamentale è per il molto rapida, motociclista, per chi esatto, ama l'avventura e e ti viaggi, può certo. asciugare molto, molto rapidamente. E infine. E infine la calza, una bellissima calza, che sono le nostre, create da un calzificio oramai di fiducia acquisita da anni. Abbiamo creato una calza che riproduce esattamente i rinforzi dello stivale, e cioè abbiamo un sinistro e un destro, in modo da darti proprio il conforto massimo che tu possa avere, in quanto i rinforzi sono diversi, come ben saprai, negli Certo. stivali a secondo Sì. dell'utilizzo dei pedali. E questa calza infatti è strutturata con i vari rinforzi sinistro diverso dal destro, una R per right, una L per left. Perfetto, È un dry yarn anche anche questo, questo ha un dovrebbe. buon rinforzo sul davanti ed è veramente confortevole. Beh, insomma, mi sembra che l'hai promesso da capo a A piedi, piedi. eh? E poi, come piccolo accessorio per quando sei in sosta, la nostra sacchetta portacasco tricolore, così porti l'Italia a giro bene. Quest'anno per i 150 anni del, mi Questo sembra era che sia carino. che sia appunto la Top, famosa top, top. ciliegina È sulla vero, torta insomma, non è per un quanto abbigliamento riguarda. per il No, motociclista, ma però per un suo comunque, accessorio insomma, il tocco importante. di italianità, insomma, siamo geniali, siamo Esatto. creativi, abbiamo inventato pizza e spaghetti, però riusciamo a fare anche ben altro e adesso appunto io e Fabio in Islanda da buoni italiani dobbiamo portare la Assolutamente. nostra firma, il Un nostro po' di tocco di campanilismo italianità, non guasta non mica, guasta no? mai, chiaramente non guasta mai e Spark ce lo metteremo appunto in questo caso in testa al momento in cui ci toglieremo però il casco, altrimenti Certo, sarà la nostra sacca esatto. Da da viaggio. portare in Eh? giro. Benissimo. Molte grazie Rosita, molte grazie per adesso.